Un nuovo stadio per il Vela Mesero, finanziato dall'amministrazione comunale e dal valore di 2 milioni di euro. Così la scelta dell'inaugurazione non poteva che avvenire domenica 29 in occasione della festa patronale della città di Santa Gianna Beretta Molla. La prima partita di calcio disputata è quella fra le vecchie glorie del calcio meserese. Questo stadio, che è stato inaugurato oggi in occasione della festa patronale, sta a testimoniare l'impegno che l'amministrazione comunale mette e vuole mettere nei giovani, nello sport, un'opera pubblica imponente, costata quasi 2 milioni di euro, al servizio della comunità. Speriamo che sia attrattiva per tutti i giovani che vivono nel nostro territorio e proprio quest'oggi, che è la festa patronale di San Bernardo, l'abbiamo inaugurata con una messa solenne. Ora c'è la partita delle vecchie glorie e questa sera la festa continuerà fino a notte inoltrata. È stato un periodo difficile, ma riteniamo che investire sullo sport e sui giovani sia sempre una scelta vincente. Quest'anno è il primo anno che, grazie all'amministrazione comunale, usufruiremo di un campo sintetico di ultima generazione. Il Comune addirittura ha esagerato, ha fatto un campo omologato per l'eccellenza. Noi siamo una piccola società di paese, ma vogliamo crescere, quindi sicuramente grazie a questo campo e alla voglia di fare di tanti volontari riusciremo a dare un impulso anche all'attività calcistica della città di Mesero. Quest'anno avremo una forte collaborazione con l'Accademia Udinese Academy, abbiamo vagliato tante scelte, abbiamo preso una società che, secondo il nostro direttore sportivo Roncoroni, che ne ha viste tante, è quella che ci esprime come gioco la forza e la volontà di poter dare un contributo fattivo ai nostri associati, ai nostri ragazzini, alla prima squadra, alla juniors e quant'altro. Roncoroni si è sbattuto in prima persona, ha girato diverse scuole calcio e quella che ha ritenuto più, come dicevo, adatta è stata l'Udinese Academy.